abbiamo insomma indetto questa insomma conferenza stampa perché è grande la nostra preoccupazione su quale sarà il futuro del porto di Livorno. Attraverso la stampa leggiamo ipotesi sulla riforma dei porti e di nuova insomma geografia della portualità, circolano bozze di riordino ed è poco chiaro il percorso che intende portare avanti il governo. Quindi allora insomma è importante, è chiaro, siamo d'accordo che è importante mettere mano alla portualità, ma è necessaria insomma una riforma, ma una riforma che non sia penalizzante e nemmeno frammentaria. L'ipotesi che circola insistentemente è quella di un accorpamento di Livorno e Piombino con Civitavecchia, con il rischio di farsi scippare la sede dell'autorità portuale. Questa ipotesi è un'ipotesi non condivisibile, non insomma, realizzabile, ci crea grandi perplessità e preoccupazioni. Livorno e Civitavecchia sono due porti non complementari, sono due porti che hanno vocazioni del tutto diverse e hanno differenti impostazioni. Non so, esempio, la movimentazione dei contenitori, i traffici dei camion imbarcati sulle navi RoRo, le merci transitate sulle banchine, hanno dei numeri che sono molto superiori di quelli di Civitavecchia. E poi se l'autorità portuale andrà su Civitavecchia, Livorno non si potrà più insomma, risollevare. E anche dal punto di vista insomma, economico che cosa succederà? Che tutti i fondi verranno gestiti da Civitavecchia, quindi insomma si consegnerà ad essa non solo la gestione portuale, ma anche tutte le scelte di tipo economico. E vedremo quindi il tutto nelle mani del potere romano, nelle mani del governo centrale, senza tenere conto che invece è all'ente locale che deve essere data voce in capitolo su questi aspetti. I nostri interessi poi insomma, non sono minimamente collegabili a Civitavecchia e quindi con il rischio vero di perdita di traffici e quindi di posti di lavoro. E ben venga un'autorità portuale per la Toscana, ma collegando Livorno, Marina di Carrara e Piombino con una strategia per il rilancio dell'economia della costa toscana e portuale nel suo complesso, che non si potrà mai realizzare con Civitavecchia. Bisogna quindi costruire un sistema che tenga conto sia della dimensione insomma, regionale, oltre che di quella locale, un'aggregazione a dimensione toscana, le cui potenzialità devono essere ad ampio spettro. L'economia toscana deve ripartire anche dai porti e la portualità toscana va salvaguardata a difesa dell'economia locale e a difesa dello sviluppo economico regionale. Abbiamo insomma assistito nei mesi precedenti come il governo, la regione toscana e l'autorità portuale hanno deciso di investire forte nella realizzazione della Darsena Europa. Darsena che è fondamentale per il futuro del nostro porto e della nostra economia e quindi l'accorpamento con Civitavecchia porterebbe a una gestione loro di questi finanziamenti. In tutto questo percorso però che cosa succede? Insomma, assistiamo a un grande silenzio. Silenzio da parte di tutti coloro che invece dovrebbero adoperarsi affinché l'autorità portuale rimanga a Livorno, realizzando così un percorso toscano a difesa dell'economia locale e a difesa dello sviluppo economico regionale. C'è silenzio da parte del Presidente della Regione Toscana Rossi, c'è silenzio da parte dei parlamentari, insomma, livornesi. Il nuovo PD, i renziani, cosa stanno facendo? Assolutamente niente.
Bacci è entrato nel comitato portuale e anche lui cosa fa? Potrebbe muoversi anche lui a livello, insomma, nazionale, ma invece anche da questa parte assistiamo a un vuoto assoluto. E il sindaco Nogarin, anche lui in silenzio. Il sindaco si faccia interprete dei bisogni veri della città e colga questa occasione per dimostrare quanto tiene al Livorno e alla Toscana. Nogarin fino adesso non ha fatto altro che pensare a situazioni non di primaria importanza, non a delle cose serie. Deve prendere, è necessario che prenda una posizione seria e forte su questo argomento. E da parte nostra, se non insomma, si realizza il percorso che noi riteniamo di vitale importanza per la nostra città, ci impegniamo a mobilitare tutti i cittadini per difendere la nostra economia e quella dell'intera regione. E se poi vogliamo essere un pochino più precisi, possiamo dire che chi non è stato in silenzio è stato Gallanti e Guerrieri. Abbiamo soltanto sentito queste uniche voci a favore di un'autorità portuale toscana che rimanga qui a Livorno. Gallanti e Guerrieri, come voi insomma pensate, sono le due persone che noi come Forza Italia, a prescindere dalla collocazione di tipo politica, abbiamo indicato per la presidenza dell'autorità portuale. E perché insomma le riteniamo persone di grandi competenze, di grandi capacità e quindi insomma all'altezza di poter gestire questo grande cambiamento. E Massimo, aggiungi te qualche altra cosa? Sì, e purtroppo assistiamo a un silenzio da parte di coloro che dovrebbero battere i pugni più forti. Rossi assolutamente è scomparso da quando è venuta fuori la proposta prima di una sola autorità portuale nazionale, poi da quando siamo diventati a una autorità portuale regionale, cosa che poteva anche andare bene, ora alla suddivisione a fasce dell'Italia che non si capisce bene Del Rio come la voglia portare avanti, tanto è vero che si prospetta due autorità in Sardegna e in Sicilia e poi l'accorpamento si fa viaggiare su etere, l'accorpamento di Civitavecchia con Livorno e Piombino e Massa con Spezia e Genova. Veramente un caos, anche per quello che sarebbe poi la drammaticità dell'economia locale. Per la Toscana l'accorpamento con Civitavecchia vorrebbe dire un transito di milioni di passeggeri, tanto per dirne una, che invece di essere orientati sulla Toscana, cioè Pisa, Siena, Firenze, verrebbe orientata chiaramente su Roma, perché avrebbe tutto l'interesse l'autorità portuale di Civitavecchia a portare le navi passeggeri a Civitavecchia. A quel punto l'interesse di Roma supererebbe l'interesse delle nostre città, per quanto belle, stupende e uniche al mondo. Abbiamo un porto come quello di Piombino che è industriale e nello stesso tempo non bisogna dimenticarci che è il primo porto passeggeri in transito d'Italia, è il porto che ha il maggior numero di transiti di tutti gli altri porti italiani. Abbiamo un porto di Livorno che è strutturato per il commerciale, che non ha niente a che vedere con Civitavecchia. Civitavecchia ha fatto 60.000 teo contro i 450-480.000 di Livorno, pertanto una conoscenza anche del settore che ci penalizzerebbe. Il Livorno torna a 500.000, mi sembra di ricordare, un numero più, un numero meno. Dico, poi noi avevamo pensato e pensiamo che lo sviluppo della Toscana, non solo di Livorno, transiti proprio attraverso le scelte dell'area portuale e nell'ambito portuale. Noi speriamo che a breve, sì, che l'autorità portuale di Livorno e della Toscana
trovi un accordo con gli aeroporti toscani, con l'Interporto che è un polmone alle spalle di sviluppo. Tutte cose che se dovesse passare quello che viene ventilato, cioè Civitavecchia, autorità portuale anche per Livorno, andrebbe a decadere. Noi assistiamo a un silenzio fragoroso di Rossi, che non ha detto assolutamente e non difende assolutamente la costa, nonostante in campagna elettorale poi venga a cercare sempre voti sulla costa contro i fiorentini. Poi assistiamo al PD di Livorno, che purtroppo non si capisce più, e non capiscono forse più neppure loro cosa vogliano fare, non ci si raccapezzano più, e assistiamo a una presenza dei grillini e del sindaco Nogarì che si occupano di tutte le cose più biscre del mondo, ma delle cose veramente importanti che possano muovere l'economia e rilanciare tutto il nostro territorio sono assenti, credo per incapacità, tutta sincerità, non per scelta. Ora, noi pensiamo che sia improponibile accorpare Livorno e Piombino a Civitavecchia, pensiamo che andando avanti lo stesso governo e lo stesso Del Rio cambierà, muterà queste cose, però dalla città di Livorno deve venire forte un urlo per svegliare chi sta dormendo. Noi vogliamo sapere da Rossi se sia d'accordo su questa posizione, noi vogliamo sapere da Nogarì e dalla sua giunta se siano d'accordo a sostenere l'accorpamento di Civitavecchia o seppure vogliano fare una battaglia per difendere l'economia locale. Noi è per questo che abbiamo fatto questa conferenza stampa, perché sentiamo un assordante silenzio in città. Qui la città sta morendo, è un anno che è cambiata la maggioranza e c'era qualcuno che in passato diceva accidenti al meglio e si comincia già a rimpiangere il nulla del Cosmi. Questo è veramente grave, perché a Livorno abbiamo bisogno di muoverci. Bacci, come diceva la professoressa Amato, ha sgomitato per entrare nell'autorità portuale, nella consulta portuale, ora che è dentro, ora che rappresenta il PD su questo territorio, che nonostante abbia perso è sempre il primo partito sul territorio provinciale, e assolutamente è assente, non si sente dire nulla, se no qualcuno a titolo personale che ci dice qualcosa, spesso in contrasto con altri dirigenti del PD. Questo era quanto noi volevamo mettere all'attenzione della cittadinanza e dei toscani, perché ripeto, questo non è un problema di Livorno, Livorno città, Livorno provincia, questo è un problema del volano di sviluppo di tutta la regione toscana, del centro Italia. Il porto di Livorno è il porto più importante del centro Italia e tagliarlo fuori, perché facendolo gestire da Civitavecchia, vorrebbe dire tagliarlo fuori dalle scelte prioritarie. Sono felice di poter dire che io sono stato il primo a indicare in Gallanti e Guerrieri, nonostante uno sia della quarta internazionale e uno un ex dirigente del Partito Comunista di Piombino, come le uniche due persone che però hanno saputo muoversi da 60 anni a questa parte sul nostro territorio. L'uno, Gallanti, è riuscito fra problemi creati da tutti, non ultimo dallo stesso sindaco di Livorno, a portare a fondo il nuovo piano del porto, era 60 anni che nessuno ci riusciva. L'altro ha dimostrato tutta la sua capacità imprenditoriale, perché in 2 anni e mezzo ci lascerà, al momento che finisce il suo commissariamento, il porto di Piombino fatto, pronto per essere usato. Un porto con circa 16 metri di profondità che potrà lavorare su tutti i tipi delle navi. Sono due persone lontanissime politicamente da chi rappresentiamo noi, ma
l'abbiamo riconosciuto prima e l'abbiamo indicato, lo ridiciamo oggi, due persone sicuramente che hanno dimostrato la loro capacità nel gestire quello che era il loro ruolo e quello che era l'interesse della nostra provincia.